Per tutto il periodo delle festività natalizie, Corelian Terminelli si è reimpossessata dell'antica arte dei figurinai. Lo ha fatto organizzando eventi e dimostrazioni con il preciso scopo di riproporre l'antica arte che ha permesso a molti lucchesi di far fortuna in tanti paesi del mondo. Per promuovere questo mestiere, proprio come lo si faceva una volta, è stato allestito all'interno del Palazzo del Forte un percorso didattico e dimostrativo, grazie soprattutto alla disponibilità di artigiani locali che per l'occasione hanno ricostruito questo mestiere. Il percorso era aperto da Doriana, che utilizzando il campione, una speciale pasta gommosa, realizzava lo stampo utilizzando le sciarpe come locale delle due parti esterne che saranno poi sempre utilizzate per contenere lo stampo durante la colatura. Poi Giuliano Pisani e Claudio Benassi avevano il compito forse più importante di realizzare le famose statuine di gesso, il tutto utilizzando solo acqua e gesso, giusto il tempo di seccare, e subito l'opera passava nelle mani sapienti di Laura e Lucia, le quali provvedevano a dare colore alle statuine. Poi, proprio come accadeva una volta, c'era l'emigrante che provvedeva alla commercializzazione, oppure venivano posizionate nel presepe. È un bilancio positivo, ci trova molto orgogliosi sia me come assessore alla cultura, alla promozione del territorio, che l'amministrazione comunale, perché abbiamo visto interesse da parte sia dei nostri cittadini che dei numerosi visitatori che hanno frequentato e assistito al procedimento della nascita della figurina nel gesso in questo palazzo storico che è il Palazzo del Forte sul capoluogo. Non escluso che l'iniziativa si possa ripetere anche nel periodo estivo, proprio a favore dei tanti turisti presenti nella Valle del Serchio.